Gli addetti ai lavori lo definiscono un percorso diagnostico terapeutico assistenziale. È rivolto alle donne affette da tumore al seno, nasce all'interno dell'ospedale di Barletta, nell'unità operativa di radioterapia. Dalla diagnosi alla cura la paziente non è mai lasciata sola. I contributi sono di vario tipo, dallo psicologo al radioterapista, al chirurgo senologo, al radiologo senologo, allo centro screening e via di seguito. Quello che stiamo facendo è quello che abbiamo fatto è confezionare un pacchetto di servizi, anche se in sanità può risultare antipatico parlare di pacchetto di servizi, un pacchetto di servizi integrato che si faccia carico del dramma che vive una donna affetta da tumore al seno, che se ne faccia carico in senso globale, da un punto di vista diagnostico, terapeutico, assistenziale e psicologico. Solo nel territorio dell'ASL BAT, nell'ultimo triennio preso in esame dal registro tumori, i casi accertati sono stati quasi 700, per quanto tra i più diffusi il cancro della mammella si può curare, anche grazie, ha spiegato l'europarlamentare Elena Gentile, alla sua ultima inaugurazione da assessore regionale alla sanità, alle attività di prevenzione, di screening e miglioramento delle cure.